Ciao ragazze, bentornate nel canale di Nails Company Italia. In questo video vedrete come realizzerò un French a muretto effetto mosaico. Ho già inserito la nail form e ora procediamo con il muretto. Ho utilizzato il nostro fantastico acrygel brillantinato Shiny Rose che mi permette di lavorare il muretto con molta più facilità, data la sua durezza. Come avete visto, ho applicato la prima perla di prodotto e ho disegnato praticamente il muretto. Poi successivamente ho applicato la seconda perla di prodotto per completare la struttura e alzare il muretto. Una volta data la forma andiamo a limare tutto il muretto e con l'Artistic Paint bianco andiamo a colorare praticamente solo la parte alta. Ora passiamo alla parte divertente, coloriamo il nostro French, questi sono i colori che ho utilizzato. Prendo il primo colore, creo la prima riga, non proprio dritta. Con l'acrygel trasparente vado praticamente a coprire solo la parte colorata e creo il primo pezzettino di mosaico. Una volta terminato andiamo in lampada e procediamo con i prossimi due colori. Disegniamo sempre delle linee irregolari e ancora con l'acrygel trasparente vado praticamente a coprire il colore e a dare la forma che desideriamo. Ripetiamo questi passaggi per ogni colore che noi andremo ad applicare. Diamo sfogo alla nostra fantasia. Possiamo utilizzare anche glitter volendo, quindi sbizzarritevi. Come vedete, non ho fatto soltanto linee lunghe, ma anche piccoli pezzettini, come un vero e proprio mosaico. Quando applicate l'acrygel trasparente, mi raccomando, non mettete poco prodotto, perché ricordiamo che poi dobbiamo andare a limare. Una volta che siamo soddisfatti della nostra decorazione, passiamo alla limatura. Io ho scelto la mandorla russa, ma voi potete benissimo fare anche forme da salone, come una mandorla o una square. Ero molto indecisa se lasciarle opache o lucide e quindi è partito il sondaggio. Alla fine del video scoprirai come le ho fatte. Nel frattempo iscriviti al canale. E sì, hanno scelto l'opaco, quindi alla fine le ho lasciate opache e le ho decorate con dei Swarovski. Fammi sapere se questo video ti è piaciuto e lasciaci un like. Alla prossima!